bilancio dell'attività di polizia connessa alle esigenze dei reati contro il patrimonio ha evidenziato appunto dei risultati più che positivi per quanto riguarda questo weekend e con alcuni interessi settimanali tipo la Fiera Franca di Bassano del Grappa, dove non si sono riscontrate segnalazioni di furti a persone magari che erano lì nella fiera o a autovetture, grazie appunto a questi servizi che abbiamo fatto abbastanza corposi in massa, soprattutto nella giornata di giovedì e di ieri domenica. Mentre da richiamare un attimino l'attenzione su un primo bilancio, sebbene parziale, dei furti in abitazione che avvengono soprattutto nelle ore notturne. Ovvero cioè, le tecniche sono sempre le solite, quindi il foro con dei chiavistelli alle finestre di abitazioni al pian terreno, si introducono i malfattori, i ladri, arraffano quello che riescono, quindi soldi e monili in oro immediatamente a disposizione e scappano molto velocemente. Ecco, noi sappiamo anche appunto questi fori alle porte d'entrata delle abitazioni, soprattutto di notte. Quindi quali sono le istruzioni per l'uso, commissario? Sì, la particolarità sta appunto che magari ci destiamo dai rumori sospetti nell'abitazione e la prima cosa da fare è chiamare immediatamente le forze di polizia, fare uno squillo al 113, così la pattuglia arriverà nel più breve tempo possibile e magari con un po' di fortuna riusciamo anche ad avere qualche elemento utile, se non addirittura a fermarli. E poi se proprio non riusciamo a far ciò, o comunque non, oltre a questo riusciamo a prendere qualche dettaglio su questi malfattori, sull'autovettura che utilizzano, che modello, che parzialità di targa, se non tutta la targa, cosa buona, insomma, è una cosa che può essere utile nel prosieguo delle indagini.